Fermo, signore! Gli spiriti di samurai rancorosi popolano questi boschi. Ma che vai blaterando? È vero. Un tempo questo era un luogo sicuro. Ora chi si addentra nella foresta svanisce nel nulla. Siamo in guerra. La gente scompare. Perfino i mongoli temono questo luogo. Aspettate il calare della notte. È allora che si aggira la morte. Dopo stanotte non dovrai più raccontare storie di spiriti assassini. Prego che sia così, mio signore. Dei buoi smarriti. Un bivacco. Deve esserci qualcuno. È recente. L'assassino deve essere vicino. Qualcuno è corso qui. Sono qui per spaventare la gente. Avremo la foresta per noi per tutto il tempo che vogliamo. Vediamo, vero? Ora anche i mongoli l'hai. Che l'hai? La storia è vera! Lo spirito di un samurai! Buddha, pietà! La foresta è sicura. Dovrei dare un'altra storia all'uomo sulla strada. Signore, avete superato la notte. E ora hai una nuova storia. Una volta degli assassini presero dimora nella foresta sacra. Ma gli spiriti dei samurai di quei boschi erano adirati. L'ultimo guerriero del clan Sakai udì le loro grida disperate. Liberò la foresta dagli assassini e gli spiriti dei samurai furono riconoscenti. Una bella storia. Come se gli spiriti vi avessero evocato per salvare la foresta.